关于本次第三届电影节的举办，雷加杜提到，电影节的由来主要还是从刚开始的香港印象开始，当时主要介绍的还是关于来自香港的电影节，最后在他的提议下，我们才看到了现在关于中国和台湾的电影节，所有的电影节电影都是通过跟香港国际电影节、北京国际电影节及台北国际电影节之间的合作，由他们提供这些好看的电影，以及希望能邀请到更多电影的工作者来为我们讲述一些关于电影的制作及过程。然后今年已经是第二年从 Firenze 来到 Blado， 就是说在23号及24号我们 Blado 的人也可以来到 Museo di Tessuto 观看在这两天会举行的电影，包括 Doris at Home 一个纪录片。主要 Firenze 的观看者呢还都以留学生为主，可能 Blado 会有更多的移民，可能我们作为中国人很也许还没有机会去看到电影，也有可能是通过网络去观看，可是如果在有机会在电影院里去体验的话，应该会是一个更好的机会去感受电影的魅力。 OK, parlando di cinema cinese più in generale, coinvolgo anche Leonardo, parliamo appunto del cinema cinese o comunque orientale, le particolarità,diciamo, gli aspetti più affascinanti, più interessanti, anche più curiosi magari. Beh, il cinema, intanto il cinema asiatico bisogna un po' dividerlo, perché ecco, uno dice il cinema asiatico ed è tutto, no? Si parte dalla Turchia e si arriva al Giappone, perciò è un po' difficile. Parliamo un po', intanto incominciamo a girare solo nell'est, sud-est asiatico, quella parte lì, che si assomigliano un po', ma comunque sono molto diversi, anche in base alla cultura e quello che hanno avuto alle spalle.Perciò la Corea che ha avuto l'invasione giapponese, la divisione delle due Coree, è un cinema molto più sofferto, no? Infatti c'è molta violenza, è un cinema che tocca diversi generi, è influenzato poi molto dall'America, soprattutto quello del sud è completamente influenzato da quello americano, perciò il meccanismo americano è entrato in quello coreano. Il cinese è interessante perché è stato molto forte come anche gli altri negli anni 60, si è perso durante la rivoluzione culturale e poi si è ricostruito.Ed è stato a diversi livelli, no? Abbiamo quello commerciale, quello che è anche un po' di propaganda della cultura cinese, no? E poi c'è quello invece indipendente, che poi nasce negli anni 90. Ed è interessante vedere questo percorso del cinema indipendente, anche dove c'è anche Jia Zhangke, che era qui nel Dragon Film Festival, no? Lui è da parte della sesta generazione, sono quei registi che rompono il metodo e la censura e il tipo di cinema che si faceva in quel momento, e perciò si iniziano con dei documentari televisivi che diventano indipendenti e poi nasce questo cinema indipendente. Il grande problema del cinema indipendente poi in Cina è la distribuzione, perché il cinema indipendente si può fare, non è che c'è la censura, sì, alcuni temi non si possono toccare, certo. Però il grande problema è la distribuzione, perché non vanno nei cinema, perciò la maggior parte di questo film indipendente va nelle gallerie, va nei bar, in piccoli festival indipendenti che sono stati fatti a Pechino, sono stati fatti nello Yunnan, a Nanjing, però negli ultimi anni hanno cominciato a chiuderli questi festival. Però comunque escono. Sì, escono più a livello internazionale, infatti ecco. Molti fondi arrivano a livello internazionale e vanno nei festival internazionali, perciò è interessante come riescono a uscire da quella parte ma non in Cina, e infatti quello che loro dicono è che quei film vengono fatti per il loro pubblico, per i cinesi, no? Perché parlano della memoria, parlano della loro cultura, parlano di zone remote e ritirano fuori cose che non si sono mai viste e sentite. Perciò insomma, è tutto in grande movimento, non si sa il futuro. Ed è interessante, molto interessante seguire. Per esempio, da noi è Underground Fragrance o anche Blind Message,
che può essere considerato, sono possibile considerarli produzioni indipendenti. Sì, sono una via di mezzo, che è l'indipendente che diventa, ha la possibilità di entrare nel teatro e ha la possibilità di entrare in un festival, ciò sono via di mezzo. E poi ci sono quelli proprio indipendenti che non hanno finanziamento, girano piccole telecamere e girano da soli, ed è tutto un altro underground cinema che è molto interessante, sì. Perciò è livelli, sì. Parliamo invece adesso della la parte pratese del festival, e quindi vorrei parlare anche del tuo documentario, Doris Ehong. Sì, no, è interessante perché mi piace tantissimo intanto di essere al Dragon Film Festival e soprattutto a Prato, perché il mio documentario parla di una signora di 73 anni, italiana, che ospita una ragazza cinese che esce dalla Cina per la prima volta e va a vivere con la signora. E per un anno e mezzo lì viene a studiare all'Accademia di Belle Arti di Roma, e insieme nasce questa relazione, ed è bella perché è il modo per vedere le due culture e metterle a confronto, ed è interessantissimo come Prato, no? Prato è anche fatta di questo, ci sono gli italiani, ci sono i cinesi, e sono continuamente a confronto, scontro, confronto. E la stessa cosa succede anche in una relazione a due, e tra loro c'erano delle cose che le affascinavano dell'una e dell'altra e cose che le allontanavano tantissimo. E è difficile molto la comprensione, perché comunque abbiamo dei meccanismi diversi di comprensione e di visione del mondo, e anche di come recepire le emozioni e come raccontare quello che tu fai. Esatto. Tutto questo è molto diverso. Perciò c'era la signora Doris che voleva sapere tantissime cose, anche cose semplici, tipo che hai fatto stasera, e Hong dall'altra parte diceva bene, tutto a posto, e andava a dormire, e lei impazziva perché voleva sapere di più. Esatto, perciò sì, è quello che uno piano piano non riesce a capire, come avvicinarsi, no? Allora Doris Ehong è questo, è l'incontro e lo scambio culturale, perché metà del film è girato a Roma e poi l'altra metà è girata in Cina, a Dalian e a Pechino. Perciò è veramente, vedi i due aspetti, le due culture, sia di due persone ma anche visivamente, no? E c'è questo grande scambio, che è il cibo anche, che è importantissimo. La prima cosa di scambio culturale, che cos'è? Il cibo. Sì. È quello, non è inutile dire. A tavola, sì. Perciò c'è Doris che gli insegna a fare l'uovo, la cosa più semplice, e poi li vanno dalla mamma di Hong, dove ha cucinato tutte ricette di pesce che si facevano lì, e lei incomincia a assaggiare tutta la parte cinese. Perciò è interessante anche quello. Sì, spesso il primo impatto appunto che uno può avere con una cultura diversa, in particolare quella cinese, appunto andare in un ristorante cinese, proprio perché è diverso dal solito. Sì, ma anche tu devi pensare, le più grandi culture del cibo sono quella italiana e quella cinese. Esatto. Perché sono, intanto si mangia tutto, sì, e non è che ci sta qualcosa cose non si mangia, perciò è interessante, e sono delle culture proprio millenarie. Allora è bello questo scambio, perché da quello poi si entra nella cultura, è un canale semplice di entrata. Questo programma è molto onorato di invitare Leonardo Cinieri Lombroso come questo ospite. Lui è un molto noto documentarista. In questo Prato in questo video è stato 拍摄的叫 Doris Ehong， 在他Leonardo 导演讲到，其实中国电影是一个非常大的市场，以及非常有魅力的一个文化的现象。他主要还针对亚洲做一些研究，比如说不同国家的电影之间的差别，有香港电影。韩国电影以及不同之间的不停之间不同电影之中的差别，主要我们今天来讲一讲他所说的中国电影。其实他对中国电影的看法就是说，中国电影其实分为两种，一种为商业电影，以及另外一种独立电影。商业电影就是那种我们可以在电影院里能看到的。然后这最近几年呢，也兴起了所谓的独立电影，就是有独立的个体制作的一些在生活方面讲的一些细节的微电影，我们也可以说。不过这些独立电影呢，它其实是很难有办法在电影院里看到的，因为有一些敏感的话题之类的东西，我们无法让它在电影院里看到。可是如果在国外的话会更开放一点，所以
你可能在中国看不到，而有机会在国外看到这些独立制作人做的非常有趣的一些独立的电影。然后关于这次将在意大利布拉多在23号播放的纪录片《多丽丝和红》，它主要讲述的是一位73岁的意大利老奶奶跟一位来自大连的中国女学生的一个碰撞。因为红，一位来自大连的女学生，在这位73岁老奶奶家中居住了将近1年半，因为她要在罗马学习美术。在这个纪录片中，我们可以看到两个不同文化之间的互相的对碰产生的一些化学反应，以及他们之间的不同的想法的相处方式。比如说老奶奶可能更关心我们中国人的一些生活啊，今天做了些什么啊，比如说她问说你今天晚上做了一些什么事情，可是红可有可能就是简单的回答说今天一切都好啊，然后就去睡觉了。然后老奶奶就会非常急，就说这不是我想要知道的，我想要知道更多的详情。所以在大家在看电影的时候就会发现一些很多的共鸣之类的东西。然后莱昂纳多导演讲到说，其实每一个文化之间的开端，所谓的入口，其实就是食物饮食方面。在电影中你们会看到这位 Doris 奶奶去品尝中国食物啊，然后他们之间的互动啊。电影的拍摄地址呢，有一半是在意大利完成，另外一半是在大连和北京完成的。所以这是真的是一个非常值得推荐大家去看的一部电影。 Bene, quindi insomma invitiamo ovviamente a partecipare da stasera, perché ci sarà un evento stasera, un aperitivo al China, sì, in via Pistoiese, e un'anteprima all'associazione China, appunto, dove organizzeremo un aperitivo e appunto presenteremo in quell'occasione il festival nella parte pratese, che speriamo appunto di poterlo incrementare e fare molto anche altri eventi, perché appunto l'idea del festival non è solo il cinema, ma organizzare in futuro sempre più eventi con mostre, musica e tante altre cose, altri temi, altri temi che parlano sulla Cina. Infatti, insomma, molto utile, molto interessante, perché ovviamente lo scambio culturale qui avviene ogni giorno. Qui siamo a Prato, quindi lo sappiamo bene, la comunità cinese è presente, quindi anche la sua cultura, e incominciare a interessarsi non sarebbe male. Sì, appunto invitiamo il pubblico pratese a venire stasera alle 22 aprile al China, 19:30, dove sarà un aperitivo. Poi sabato 23 con una replica del film di anteprima dell'apertura, gioco di parole, di Welcome del taiwanese Welcome to Happy Days, e poi il documentario di Leonardo Cinieri Lombroso alle 17, Doris Leong, e poi alle 18:30 questo bellissimo film cinese del regista di Hong Kong, che parla appunto la storia di una poetessa, della poetessa cinese, che il titolo del film è Golden Era. E poi alle 22:45 un film horror che è Dead Trip, di un film di un regista cinese però girato in Malesia. E il giorno dopo, il 24, due film dove appunto ha lavorato l'attore Simon Yam, che è Eye in the Sky e Echoes in the Rainbow. Grazie. Scusate, naturalmente il pubblico potrà vedere tutto il programma nel sito del festival, che è www.dragonfilmfestival.com, o anche su Facebook.
Bene, vi ricordo l'appuntamento, quindi 22 aprile stasera a Kina, l'associazione Kina, per l'aperitivo di apertura, e poi 23 e 24 aprile al Museo del Tessuto per il Dragon Film Festival. 作为主办方李嘎都讲到，在 Plato 明天举这马上就要举行的活动中，其实在今天的晚上7点半，在 Associazione Kina 会举办一个餐请酒的活动，也有兴趣的朋友可以去参加，这样就可以有机会直接面对面的跟他们交流。提高都讲到，这次的电影节已经举办得非常成功，希望在不久的将来让活动办得更大更好，以促进更多方面的。最后想要跟大家讲一下，就是说在23号的5点钟开始。 在Museo de Tessuto 将会播放多利斯和红纪录片，之后还会有黄金时代以及恐怖片夺命旅行。在24号将会播放的是跟踪以及10年的电影岁月神偷，这些都是非常可以在电影院里去感受去看的值得体验的一些影片。希望有兴趣的你们登录 Dragon Film Festival 网站或关注他的 Facebook 以了解更多的详情。